scenari e nuovi modelli di partecipazione, come la rete cambierà il modo di rapportarsi alla politica. Conversazione di Stefano Russo con Stefano Bilotti, segretario dell'Associazione Radicale Rientro Dolce. È un esordio questo per Stefano Russo, al quale facciamo veramente diamo un grosso in bocca al lupo. Chiamiamo immediatamente prima Stefano Russo e ci colleghiamo anche, aggiungiamo alla conferenza anche Stefano Bilotti. Ecco, dovrebbero rispondermi a momenti. Pronto Stefano? Eccomi qua. Ciao Stefano. Ci dovrebbe essere Ciao, un anche... attimo che Sono... abbasso il video. Ciao. Ecco, sono due Stefano, quindi vi chiamerò per cognome in modo da evitare gli inconvenienti, ecco, la confusione. Oh, Allora, volendo puoi fare anche Gianni e Pinotto, Gianni eh? e Pinotto. Io Stefano, sono Pinotto. è un esordio per Stefano Russo, ma conduttore di TV Radicale. Io gli lascio il testimone e questa mezz'ora sarà occupata dalla conversazione con Stefano Bilotti. Sono le 19, abbiamo cominciato alle 19.10, quindi fino alle 19.40 puoi tranquillamente andare in trasmissione, Stefano. A te la linea. Allora, sei Gianni o Pinotto tu? Io farei Gianni, dai. Allora io sono Pinotto, benissimo. Allora, dice, mi pare che il tema sia abbastanza ampio, per cui partirei subito con il tuo punto di vista su questa questione dell'online in politica. Sì, sento un filo di eco, io ho le cuffie, quindi dovrei averlo eliminato, te lo dico a titolo informativo. Sì, infatti lo sento anch'io, ma Scusate se sì. rientro, non c'è nessun eco, quindi almeno io sento i segnali puliti, entrambi No, sentiamo. io sento un po' di rientro invece. Ah, non è che hai aperto la Web No? TV, no. Strano, molto strano, perché io li sento benissimo entrambi. L'unica cosa, Stefano Bilotti, dovresti provare a riavviare il video, perché il video continua a caricarsi ma non arriva. Prova ad interromperlo e a farlo ripartire. Ecco, questo si è interrotto, farlo un attimo ripartire. Sì, Ecco. è la mia solita chiavetta, perché io sono a Ah, Palermo, già, io sono sempre in giro. è vero, la chiavetta. Vabbè, allora se ce la faremo, altrimenti la facciamo con te in solo audio. Forse è meglio Sì, lasciarla in va solo audio benissimo. allora. Lascia pure la Sì, tua immagine, perfetto. perfetto. Così, ecco. Perfetto. Ragazzi, potete andare avanti, il segnale è pulitissimo. Vai Gianni. Gianni sarebbe Stefano Bilotti. Esatto. Ok. Scusami, adesso mi sta... Perché poi c'è Gianni con... giustamente. No. No. Dimmi, scusami. Allora, io vabbè, cerco di non sentire tanto l'eco, che tanto è importante che poi non ci sia fuori. Dunque, stavamo parlando... Ragazzi, però io mi... Sento proprio ripetere le parole, scusate, me le sento Anch'io. proprio... Ecco, Stefano Bilotti, dovresti avere qualche problema, o hai lasciato l'audio della Web TV aperto, oppure se sei senza cuffie dovresti... Ah, perfetto, perfetto. Ecco. Grazie, era tutta colpa mia, Ok, scusatemi. perfetto. Abbiamo Adesso risolto sento allora. Prego, perfettamente. Sì, andate... era tutta colpa mia, perché ho messo la cuffia, ma sentivo anche la web TV aperta perché vi stavo seguendo, giustamente, da appassionato spettatore. Chiedo scusa a tutti. Andiamo pure avanti, Ecco. andiamo pure avanti. Sì, andiamo avanti. Allora, dunque, vediamo un attimo. Volevamo parlare un po' di modelli di partecipazione. Magari potevamo cogliere la palla al balzo con quello che del congresso del TRT, no? Niente, io volevo dire che ho fatto una mozione, non so se voi lo sapete, ma avevo fatto una mozione sul fatto che i radicali italiani, adesso parliamo di radicali italiani, ha in statuto la possibilità di partecipare, di avere i propri diritti anche per via telematica, cioè poter votare, in teoria essere eletti, cioè è l'articolo 9, c'è il punto 1, mi sembra, e questa cosa non l'ho mai vista attuata, avevamo fatto una mozione per l'attuazione di questa cosa.
Questo discorso si riallaccia in generale ai modelli di partecipazione, quindi abbiamo fatto alcune riunioni durante l'anno e abbiamo analizzato alcuni scenari. Beh, innanzitutto c'è una piattaforma di voto elettronico, quindi queste cose che vi posso raccontare valgono in generale per gli scenari, no? Quindi che ha elaborato una persona che si chiama Romolini, molto valida. Poi abbiamo parlato di altre modalità, che sono poi quelle che ha adottato un po' la TV radicale, cioè il fatto che per esempio voti palesi si possa votare via email, perché ognuno può controllare il suo voto direttamente, se per caso è Beh, stato o meno. scusami, noi siamo stati i tester del modulo Romolini. Le Sì, nostre lo votazioni? sì. Sì, noi circa un po' di mesi prima abbiamo fatto il voto all'Associazione Radicali Senza Fissa Dimora con Romolini, quella dell'anno scorso, cioè prima delle votazioni, era già stata fatta cioè, come test, era stata usata proprio per il congresso di Senza Fissa Dimora e io mi ero messo dalla parte del cliente perché chiaramente avevo preso il mio portatile e aiutavo la gente a votare anche localmente col sistema elettronico, proprio per far prendere confidenza. E poi in realtà voi avete fatto molto meglio, nel senso che voi avete fatto un congresso effettivamente in elettronico e avete fatto quello, mentre Romolini un pochino si era testato come singolarmente, voi avete fatto quello, vabbè, diremmo il merge, ma usiamo un termine più italiano, Sì. avete fatto la sintesi, avete fatto un congresso organico in cui si usava come strumento l'audio-video, si facevano alcune votazioni via email per motivo di semplificare alcuni voti che devono essere palesi, mentre invece giustamente poi avete fatto il voto degli organi dirigenti che è segreto, deve essere segreto, con programma, quindi avete ottimizzato e avete praticamente poi quasi realizzato quella che era la mia proposta, che poi ho dovuto scrivere, insomma, poi ci sono dei perché le cose non siano andate particolarmente avanti. Però il discorso di cui possiamo, diciamo che poi magari approfondiremo in base anche alle vostre domande, chi parla, gli spettatori. Il discorso sarebbe questo, cioè il Partito Radicale in generale ci sono ormai degli strumenti di partecipazione che consentono a forze che siano in realtà sparpagliate, cioè minoritarie dal punto di vista locale, no? Ma significative dal punto di vista magari invece, non so, per esempio nazionale o transnazionale, dice, si collega poi alla tematica. Che con lo strumento informatico hanno la possibilità di conoscersi, di sapere che ci sono, che hanno un certo numero e di agire. Faccio un esempio, i radicali che sono ormai, magari alle europee hanno preso il 2,6%, sono completamente sparpagliati. Se noi prendiamo le associazioni radicali, sono effettivamente poche persone, sono vicino a scendere sotto la massa critica. Con lo strumento telematico invece riescono ad avere una loro solidità, perché riescono effettivamente a capire che magari c'è qualche centinaio di migliaia di persone che è disposta a mettere a fare un clic su una firma in elettronico quando non costa. Chiaramente c'è tutto un discorso di educazione, di divario digitale che in Italia è molto presente, per cui ci sono persone che o perché non lo sanno usare, ma soprattutto perché non sono raggiunte, hanno queste difficoltà. Però gli scenari di partecipazione sono molto importanti. Io ti voglio fare, voglio iniziare con questo esempio, perché era una delle cose di cui parlavo. Il Partito Radicale Transnazionale, così anche americano sarà contento che è sfilacciato. Allora, il Partito Radicale Transnazionale non fa da anni l'elezione dei suoi dirigenti. Ha una motivazione effettivamente valida, cioè non è che non la fa, poi ci saranno i retrosceni, io non sono un retroscenista, no? Però effettivamente il Partito Radicale Transnazionale ha i monaci cambogiani. Poi c'è un dissidente che magari sta, non so, ci sono, come si chiama, in Cecenia, magari c'è un iscritto, cos'è, Cambiev, non mi ricordo qual era quell'iscritto che sta in Cecenia. Poi ce n'è un altro. Allora, il discorso è, esatto, il congresso dove lo facciamo? Quanto costa? Dobbiamo pagare soldi a persone per spostarsi? Allora, costa un sacco di soldi, è difficile da realizzare, ci sono 50 lingue diverse. Allora, la cosa che dico io è che con gli strumenti telematici, chiaramente affinando il meccanismo, un congresso per me, al di là della partecipazione singola in cui uno si iscrive con Skype, però voi sapete che se ci mettiamo non con Skype, con altri software, perché ce ne sono altri, poi magari che paghi, che sono più professionali, no? Nel senso che io dico, io pago proprio un sistema di videoconferenze, comunque rispetto a cose.
Ma al di là di quello ci sono dei meccanismi anche più semplici, perché per esempio si può pensare a fare un congresso su 3 setti, cioè adesso noi siamo in 3 che stiamo parlando, no? Io anche con una chiavettina che potrei essere anche, cioè vuol dire, una chiavetta internet, non c'è una linea dedicata, quindi uno strumento di base che mi consente di navigare, di fare qualcosa. E c'è tutto un mondo che è quello dei congressi magari che sono su più sedi contemporanee, cioè faccio un esempio. Stefano e Roberto potremmo essere in 3 sedi differenti, potrebbe esserci Roberto e Ford, e potrebbero anche esserci un sistema di voto che avviene su 3 sedi, cioè gli interventi potrebbero andare via Skype, per cui chi è locale parla in locale, ma la trasmissione avviene anche per gli altri secondo una scaletta condivisa, quindi ci si scrive a parlare secondo un ordine che è il merge delle 3 sale, cioè tu ti iscrivi, tu c'è la database, vorrei iscrivermi, ok, c'è una lista unica, praticamente si parla nella sequenza. Le votazioni potrebbero avere un sistema come il Romolinum, potrebbe esserci in ogni sede, che ne so, un parlamentare radicale, comunque una persona dal punto di vista, non so come dire adesso, dal punto di vista di legge notarile, certifica il fatto che l'elezione si svolge correttamente, che quei voti effettivamente ci sono, che viene seguito quel protocollo, che chi è lì presente o meno non è con una pistola alla tempia, perché ci sono anche questi problemi, no? Poi, il fatto di avergli un parlamentare, o di avere una persona, un dirigente radicale, serve anche a certificare che in certi paesi, che ne so, in Cambogia, uno stia partecipando al congresso in manette, no? Per intenderci, perché ci sono questo. Quindi il discorso è che gli scenari futuri sono scenari che si allargano ai modelli di partecipazione, addirittura fra le cose che abbiamo parlato nelle varie riunioni col gruppo sull'articolo 9, avevamo parlato di primarie. Lì si parlava di primarie per fare accedere delle persone diciamo al mondo radicale a basso costo e eleggere persone con le primarie online, come si era fatto un rappresentante del comitato nazionale. Io direi anche di più, che forse è una cosa che fa un po' paura, ma addirittura forse se alle prossime elezioni vogliamo candidare dei parlamentari, sarebbe anche interessante sapere cosa ne pensa, che ne so, il popolo radicale, il popolo di tutti gli iscritti o il popolo completo di chi manderebbe avanti, per esempio, sulla base di un programma e di una presentazione in questo modo, perché non so, io sono sicuramente cose che sono sicuramente domande che subito tanto me avrebbe fatto americano, quindi dico ma io stesso quindi questi sono argomenti secondo me molto molto interessanti. Oltretutto ci sono i nuovi modelli, io faccio un esempio, guarda, io parlavo sempre di una proposta che facevo. Io faccio l'esempio per il caso radicale, ma è chiaro che queste tematiche sono in generale sui nuovi scenari. Se invece di avere l'iscritto con 200 euro al partito radicale, noi cominciamo, e ne abbiamo non so 1000, quanti sono? 400, 800, se noi avessimo, facessimo un popolo di e-radicali a 15 euro, faccio un esempio, che partecipa per via elettronica iniziativa, e ne avessimo 100.000, e quando però arriva la solita cosa, ci sono le elezioni, cosa succede? Che noi spendiamo un sacco di soldi per pagare il paginone o per mandare i manifesti, ma se avessimo 100.000 persone che cominciano a diffondere le mail e cominciano a fare campagna e informazione, probabilmente non ci servirebbero più queste cifre. Quindi questo qui sono una serie di spunti, poi lascio la Stefano, ma se mi vuole insomma replicare. No, io volevo semplicemente chiederti una cosa: secondo te perché dopo essersi proclamato il partito telematico Radicali Italiani è ancora al palo? Questa è una bella domanda, e a me piacciono le domande, esattamente le domande. E ancora al palo perché, te lo dico subito, guarda, anzi, mi dai veramente la possibilità. Noi abbiamo fatto una serie di riunioni, l'articolo 9, sono state delle riunioni interessantissime. Ti faccio l'esempio di come mai siamo adesso in questo momento al palo, no? Cioè, cosa è successo? Abbiamo fatto delle riunioni interessanti, si era creato un gruppo di lavoro, c'erano alcuni problemi, perché ad esempio erano solamente il lunedì, io il lunedì era un giorno in cui c'era la campagna elettorale per Milano con Marco Cappato, poi c'avevo un corso che stavo facendo, insomma ho trovato il modo comunque di farle. Però cos'è successo? Che per esempio abbiamo iniziato con questa cosa del voto, ma in realtà si è discusso prima fra il sistema di votazione che si usava al comitato, perché quello che c'era nelle preferenze abbiamo approfondito con dei calcoli matematici, c'era il professor Romano Spozzafava e Romolini che davano interpretazioni diverse, cose che in un'aula universitaria sarebbero state interessantissime, lo erano anche lì, no? Però ci sono state alcune riunioni su questo, poi ci sono state alcune riunioni
Diciamo, abbiamo parlato anche di come far votare. Chiaramente io avrei avuto bisogno di una persona con cui confrontarmi, ho detto, ma tu cominci a scrivere due righe, abbiamo più o meno messo un documento, poi ho detto, vabbè, voglio anche avere una persona. A un certo punto ci si è buttate sulle primarie, sull'online, e si è cominciato a parlare di quello. E di primarie, quindi ho avuto un documento da leggere, c'è stato Massari veramente in gamba, cioè, cose interessantissime, cioè, premetto che erano cose interessantissime, e io ho letto dei documenti con la storia delle primarie, come sono fatte in America. Allora, il discorso è questo, che secondo me spesso i radicali che sono in gamba buttano parecchia carne al fuoco, parecchia carne al fuoco, e di questa carne che si butta al fuoco poi non abbiamo la brace per cuocerla tutta. Quando tipo, si va alla cottura... Tipo Emma for President, in pratica. Esatto. Quando si va al momento della cottura, poi, sai cosa succede? Succede che chiaramente c'è Marco, che Marco intendo Marco Pannella, che chiaramente lui è una, non so come dire, ma è un generatore di energia, di corrente, è una centrale nucleare, cioè, e quindi chiaramente butta tutte le persone su iniziative e chiaramente quelle sono stremate. Per cui evidentemente non c'è una direzione precisa, perché da un lato questi strumenti sono una cosa voluta, sinceramente, dalla radicale che sono stati i primi, ma non sono così conosciuti, cioè la mano su quello che si può fare poi in pratica è a più bassi livelli, cioè è chiaro che tu, Stefano, che sei in TV radicale, o Gianni o Roberto, avete un'idea più chiara di cosa può essere un congresso online, perché l'avete fatto. L'abbiamo fatta anche noi di Rientro Dolce, anche se un po' sudato, con strumenti poveri, cioè io ho fatto una riunione su live stream, abbiamo fatto le votazioni online, cioè voglio dire, diciamo che li abbiamo fatti, no, il congresso online. Esatto, cioè li abbiamo fatti, ma proprio però devi iniziare a fare, se no non capisci perché non va. Quindi da un lato c'è una visione un po', cioè si vuol fare in alto, e poi c'è questa specie di questa grigliata mista al fuoco di cui... si dovrebbe capire che la priorità, ci sono delle cose che si chiamano metastrumenti, no? Perché Marco fa una battaglia sulla giustizia, perché dice, siccome in questo paese la legge non si rispetta, tu puoi fare le leggi che vuoi, ma se non sono rispettate, se abbiamo le carceri piene di gente, qualcuno in attesa, anzi una buona parte in attesa di giudizio, processi per delle cavolate, poi i veri criminali politici, non politici, contro la pubblica amministrazione vanno in prescrizione perché hanno un avvocato bravo, in questo paese non risolviamo niente, allora iniziamo da quello. Ecco, io però dico, iniziamo, allora, siccome per fare le battaglie bisogna avere la forza, allora, la meta battaglia vera, cioè la battaglia per fare le battaglie, è quella di avere la partecipazione e il consenso. Noi questa battaglia non la stiamo tanto combattendo. Poi io, ci sono le dietrologie, potrebbe dire forse Marco o l'americano, che magari c'è qualcuno che... il fatto di aprire molto e che all'improvviso possono votare, sabotare chi vuole, c'è qualcuno che magari è in una posizione che ha paura di perdere, io non lo so, perché ci sta tutto nella vita, però io quello che ti posso dire, che ho sperimentato, è che c'è la sincera volontà di fare le cose, ma le cose sono parecchie e a volte secondo me ci vorrebbe un pizzico, non dico di lucidità, perché qualcuno mi dice non sei lucido tu, perché quello che facciamo sono più importanti, però di strategia in più. Perché alla fine noi abbiamo lanciato queste cose, poi giustamente le fa magari Grillo, che va benissimo che le faccia, perché noi sappiamo che vogliamo che le cose siano fatte, non vogliamo chi le fa. Però il fatto su questa, cioè ti faccio un esempio, a me è arrivata la telefonata dopo che abbiamo parlato di primarie, io ho fatto presente, mi hanno dato ragione, che il valore aggiunto di avere 50.000 radicali in più iscritti con 15 euro non è dato dal fatto, cioè non dobbiamo puntare ad avere 500 persone in più che ci danno 200 euro, ma averne 15.000, anche se adesso non fate i calcoli, però anche se la cifra fosse minore, e il discorso è che 15.000 che partecipano, che sono uno strumento di sondaggio, perché ci dicono come... Come? Sarebbero indubbiamente dei punti di partenza per un'azione virale più concreta. Sì, più concreta, ma soprattutto di idee, sono ricchezza. Cioè ti arricchiscono, e un'azione virale esattamente come dici tu, è il punto di partenza per un'azione virale o anche un'azione di autocritica, perché se tu un'azione dici siamo in 18 persone, adesso io, Marco è stato molto duro con la dirigenza radicale, io
non mi permetto di dire né sì né no, perché sono opinioni probabilmente che lui ha modo di vedere. Io ti dico però, per qualcuno che so benissimo che in realtà non è che siano tutti sicuramente servi. Io ne conosco alcuni che non sono servi per niente, ma che hanno un affetto e un rispetto per cose che dice Marco, per cui Marco chiaramente è una figura che spesso poi ti accorgi 2 anni dopo che ti aveva detto una cosa che aveva ragione e tu non l'avevi capita. Altre volte fai i suoi sbagli, perché non è che diciamo di Papa ce n'è uno e ci basta quello per capirci, no? quindi noi, esatto, da bravi anticlericali noi siamo il deicidio, per noi no, non è un tabù, no? Quindi ti dico, effettivamente io ti assicuro che c'è anche quel problema lì, che c'è una persona che ti manda su battaglie giuste, ma purtroppo c'è una questione di energie. Quindi a volte bisogna avere anche la capacità di dire no, oppure degli scritti, io questa cosa, i soldi li metto in questa, insomma. Io ho scritto, questo lo ripeterò, al Partito Radicale Internazionale, ho detto, quando mi hanno chiamato, che io non mi iscrivo fino a quando non c'è un... Mi iscrivo prima, ma mi deve avere la parola scritta che ci saranno le elezioni degli organi dirigenti. Se ci fossero altre 100 persone che lo fanno come me, e dice, ma scusa, se facciamo l'elezione quanti soldi prendiamo in più? Fai 200%, ti fai i conti, dici, ma forse, quindi... Il discorso è anche un po' questo. Da un lato bisogna anche fare una giusta pressione. Allora, tutte le persone che non sono nel tourbillon, diciamo, di Torre Argentina, nel senso che partecipano ma non sono a tempo pieno in quella cosa, perché quella cosa veramente, come diceva Marco Staderini, diceva che lui gli avevano detto effettivamente quando comincerai a fare il segretario non avrai più il tempo di respirare, no? Allora è chiaro che tu hai mille battaglie, c'hai Formigoni con un processo che ha fatto quello, c'hai quella, c'hai Bolognetti che, voglio dire, c'è la gente che muore di inquinamento, no? Per cui ci sono veramente le pressioni urgentissime. Per cui quella che è la battaglia sullo strumento, si tende a tenersi un po'... Sì, c'è Radio Radicale che trasmette, però c'è un modo di pensare, c'è un modo di fare che è stato avanti, poi dopo queste germi dell'innovazione che si potrebbero fare, tendono a venire. Poi dall'altro lato vediamo delle imitazioni che raccontano ma che non fanno, perché poi i radicali quando fanno le cose le fanno seriamente. Cioè, ripeto, abbiamo parlato di primarie, io mi sono trovato un documento con la storia delle primarie, tutte le primarie aperte e chiuse, quelle, cioè, interessantissimo, per cui voglio dire, però il problema è che poi a un certo punto bisogna mettere le energie e le risorse per andare avanti. Quindi io ripeto, io per certo so che ci sono persone che si impegnano seriamente, ma il problema è del sovraccarico. Poi chiaramente stavo pensando una cosa, che in effetti se si riuscisse realmente a realizzare un partito telematico, ci sarebbero un mucchio di cose che non avrebbero più senso, ci sarebbero un mucchio di risorse liberate. A che ti servirebbe più la mega sede galattica in centro a Roma? A cosa ti servirebbe più un mucchio di cose non cadrebbero di interesse, si potrebbero liberare delle risorse anche economiche, si potrebbero fare delle cose. Ecco, come al solito l'impressione è che ci facciamo tagliare l'erba sotto i piedi dai vari grillo della situazione. Non so se tu abbia mai visto quel video Gaia della Casaleggio. C'è un video della Casaleggio e Associati che si chiama Gaia. Casaleggio e Associati sono gli spin-off della... Scusa un secondo. Sono gli Spin Doctor di Grillo. Ecco, se tu guardi quel video, il partito telematico sono loro. Sì. Infatti, allora, il discorso è questo, che libereresti risorse. E infatti io ti faccio un esempio, la proposta che facevo, infatti ti faccio un esempio per il congresso. E io per esempio avevo fatto questa proposta, no? L'avevo detto chiaramente a voce, io dicevo, per iniziare, perché inizialmente tu non puoi fare un congresso dove viene più nessuno, ma consenti, fai almeno un 5% di persone da remoto, dicendo, questo ne avevamo parlato, a chi abita da più lontano, gli metti un tutore, inizialmente proprio, perché se non inizi mai non lo fai mai, ogni 5 persone,
fai un tutorial, permetti il voto via mail, SMS, il voto palese con la mail, poi Ronolino, poi Skype, il fatto di collegarsi per esempio e fare domande in chat, no? E questa cosa però io non so se si è verificata, cioè il prenditore telematico, adesso io non ho visto il video della Casaleggio, però io ho a che fare con molti amici grillini con cui discutiamo di queste cose. Quindi il partito telematico chiaramente ha un rischio, che le persone devono anche incontrarsi, perché io ti spiego qual è il discorso, ti spiego esattamente il mio punto di vista. Ho visto anche una domanda di americano, poi gli rispondo. Il mio punto di vista è questo, è quello di abbassare l'ordine di grandezza. Quando tu dici si liberano risorse, io dico che su 10 appuntamenti fisici basterebbe farne diventare uno di persone, in maniera che le persone si vedono la loro realtà e praticamente si conoscono, e quindi poi per via telematica tu risparmieresti il 90% delle risorse, ma è giusto incontrarsi, cioè, quindi voglio dire, c'è una ragionevole proporzione, a questo punto con quel 9 decimi di risorse che liberi, allora, o sono persone che si aggiungono e quindi tu decuplichi, cioè decuplichi la partecipazione con lo stesso costo, oppure ti risparmi il 90% di risorse. E infatti la mia proposta, sai cosa c'era? C'era la proposta di far pagare una fee, cioè di far pagare, tu paghi per... La mia proposta era costo zero, è presente che si parla di cose a costo zero adesso, il nostro presidente, però non sa come farle. E il nostro presidente inteso non come Viale, ma come Silvio, diciamo. E le cose a costo sempre zero, esatto, sempre Silvio, ma quell'altro, quello maiuscolo. La proposta a costo zero è che io devo venire a un congresso, al comitato nazionale, costa parecchi soldi, perché poi noi ci isoliamo e quando tu li fai a Roma o li fai, alla fine, infatti anche a Milano, stanno cominciando a fare un turnover, però se uno sta a Bolzano, magari ha delle idee bellissime, dice io non mi faccio eleggere in comitato perché io non posso sostenere quel viaggio, quei tempi, quei costi. Fai pagare una fee, dice guarda, tu paghi una cifra, visto che tu prenderesti l'aereo, il treno, il viaggio, ti spenderesti 100-200 euro, tu paghi 20 euro, 30 euro. Alla fine tu metti lo studente piuttosto che il tesista che fa la tesi su qualcosa del genere, o l'ingegnere, o il laureando in ingegneria, o in scienze politiche che è interessato a questi strumenti per lo sveglio. E alla fine con quei soldini fai dei tutor, metti un tutor di 5-10 persone che sono pagati. Perché noi non possiamo sempre pensare, cioè noi siamo il partito, le cose, i concetti liberisti, queste cose qua, no? Qui poi c'è anche da discutere, però... Poi dopo, quando dobbiamo fare una cosa, non vogliamo farla stare in piedi economicamente. Invece ti dico, Stefano Bilotti, io al comitato posso partecipare da remoto invece di fare un viaggio a Roma. Quanto mi costa il viaggio a Roma con le tre notti? 300-400 euro. Ti do 50 euro, fammi votare da lontano e fammi partecipare al comitato. Cioè, questa è una cosa fondamentale. Cioè, capisci che si è impoverito il partito, anche l'idea di persone, perché io ci sono stato un anno. Da bravo radicale ci sono andato quando c'era il comitato. Te ne vai da solo, ti cerchi l'agriturismo, dormi, poi ti svegli la mattina... E qualcuno più fortunato, c'è qualcuno che lo ospita a casa sua perché ci dà una mano, e ho capito, ma è un costo, è uno sforzo, mentre invece magari uno può dare delle idee, e poi c'è Yasmine, io è una cosa, avevo sempre detto facciamo per Yasmine, poverina è mancata, ma c'è appunto il problema delle persone intrasportabili, per cui c'è il problema di quello che magari non vuole alzare le chiappe, che posso essere io che le alza, però c'ha un limite, proprio un lavoro anche stressante, cioè venerdì sera essere lì, a volte finisco di lavorare alle 9 di sera venerdì. Poi c'è la persona come la nostra rimpianta Yasmin che magari c'ha delle difficoltà più oggettive, io facevo sempre l'esempio suo per poterla fare votare, ci potrebbe essere frezzato, no? Cioè voglio dire, cioè poi noi siamo il partito che in primis ha fatto questo. Domanda di americano forse. Una domanda di americano. Allora dice una domanda per Stefano Bilotti, un congresso online come da te descritto, totalmente online, consentirebbe poi il protagonismo di Marco Pannella? Risposta è non sì. Così come esatto, diciamo, non, diciamo, metterebbe degli argini, nel senso che un congresso così c'è un moderatore, deve essere contingentato. E lui sarebbe sicuramente il protagonista in senso qualitativo, però cambierebbero molti scenari, nel senso che un congresso così, forse da un lato Marco Pannella vedrebbe molto più persone e sarebbe molto più contento, perché avrebbe una partecipazione più ricca. E quindi ci sarebbe sicuramente un aumento delle idee, delle proposte, che da un lato gli farebbe piacere, dall'altro lato chiaramente quando aumenta il piatto non c'è più una persona o due che parlano nel vuoto, capisci? Quindi non nel vuoto perché non è il vuoto perché siamo noi, però è chiaro che
Marco parla di cose importanti, ma poi mancano 100 persone del PD che vengono a sentire, mancano 100 persone dell'IDV, perché parliamoci chiaro, un congresso come quello radicale si parla di cose importanti, mancano le persone che vengono a sentire. Quindi la risposta americana, dici, chiaramente la sua domanda maliziosa, ma a me piacciono le domande, dico sì, sicuramente ci sarebbe un contingentamento, sicuramente non potrebbe, alcune cose dovrebbe ridurle, ma io penso che non gli dispiacerebbe, perché se vedesse 200 persone in più, se fosse il congresso del Partito Radicale Transnazionale e intervenissero da una sede, forse lui si andrebbe in Cambogia con i monaci, perché capisci quello che voglio dire. Quindi la domanda è, sicuramente porrebbe dei limiti e far creerebbe una maggiore, se vogliamo, alterità, si può dire alterità? Assolutamente. Alterità, alternativa, insomma, creerebbe una maggiore dialettica, però forse non dispiacerebbe Marco Pannella, questa è la risposta, non so se l'ho fatto contento americano, perché non l'avevo altra fatto domanda contento. Altra domanda te la fa Don Volpi e chiede se quello che hai proposto è una tesi che proporrai in modo formale al congresso. Se quello di cui hai parlato oggi sarà una tua tesi formale al congresso. Dunque, sì, io non so se farò un intervento, cioè, perché adesso al congresso, a parte che per quanto non sembri, sono abbastanza timido, no? Nel senso che mi sento un po' a casa mia con la TV radicale, quindi non ho questo problema, detto fra di noi, perché sento veramente le persone amiche, quindi dico, non è facile esporre 500 persone in 10 minuti, oltretutto dovrei dire anche qualcosa per conto di Rientro Dolce, no? Nel senso che, essendo anche il segretario di Rientro Dolce, mi sono preso un fardello. Sicuramente questa che io espongo, intendo scriverla questa cosa, la voglio mandare se possibile con l'aiuto anche della TV radicale, perché l'ho detta qui, magari la metto in una serie di punti, e la sosterrò in ogni sede in cui avrò modo di parlare di questa cosa. Non so se farò un intervento specifico su questo, perché al congresso non so che commissioni ci saranno, non so se io farò un intervento nel dibattito generale, perché dovrei fare 5 minuti di Rientro Dolce e 5 minuti di questo, ma questo che io sostengo, ogni volta che io parlerò, io ero nella commissione con l'articolo 9, ogni volta che io parlerò, e ci sono delle registrazioni mie su questo, alle varie assemblee radicali della Enzo Tortora e della Senza Fissa Dimora, ogni volta che io parlerò di questa cosa, la mia posizione sarà questa, cioè sarà il fatto che noi dobbiamo traghettare un partito telematico. Ecco ragazzi, a me spiace svolgere questo ruolo, però abbiamo sforato nuovamente, abbiamo accumulato un po' di ritardo. Io ho questo ingrato compito, quello di dover interrompere brutalmente una conversazione così interessante come quella tra Gianni e Pinotto, alias Stefano Bilotti e Stefano Russo. Però veramente Stefani, è stata così interessante questa cosa che è da replicare senz'altro. Voi sapete che TV Radicale è stata, tra l'altro vi avete partecipato e ne siete usciti come membro di redazione, come membro anche della giunta di segreteria, ha fatto il proprio primo congresso costitutivo interamente online ed è stata un'esperienza veramente molto bella, quindi sicuramente le cose che ha detto Stefano Bilotti alias Gianni devono essere riproposte, magari proprio come diceva lo stesso Stefano Bilotti, formalizzate in un documento per proporlo poi agli organi dirigenti. Io devo interrompere la vostra conversazione, ringrazio Stefano Russo che ha mirabilmente condotto questo spazio, ringrazio anche Stefano Bilotti e li saluto. Ciao Stefano. Grazie, ciao Stefano, ciao Roberto. Bene, torniamo nello studio di Lecce.